Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, Ave Maria. Carissimi amici e fratelli tutti nella fede cattolica, bentornati ai nostri colloqui. Avete visto il titolo di oggi? Suona un po' strano, ma come sempre un po' provocatorio, perché come sapete a me piace provocare un pochettino. Non dovrei provocare, però insomma, di questi tempi in cui siamo in piena apostasia, perché qui il problema di questi tempi non è tanto l'eresia, cioè la negazione totale o parziale di una verità di fede, ma proprio l'allontanamento totale dalla fede, da tutta la fede. Questa è l'apostasia. Infatti siamo in piena scristianizzazione. Chi la stanno facendo? I cristiani. Da qui anche il titolo di quest'oggi, di questo colloquio. Una pontificia accademia contro la vita? Ecco, perché vedete, ultimamente questa Pontificia Accademia che fu voluta da Papa Giovanni Paolo II, Papa canonizzato dall'attuale pontefice nel 2014 da Francesco, stanno cercando di ribaltare l'insegnamento della teologia morale proprio sulla vita umana e sulla famiglia, che sono i cardini di qualsiasi società, anche della società soprannaturale che è la famiglia di Dio, la Chiesa cattolica perché l'unica vera Chiesa di Cristo è la Chiesa cattolica romana, una santa cattolica apostolica. In questa, dicevamo, Pontificia Accademia, anziché essere per la vita, stanno diventando contro la vita, perché ne sono successe di cotte e di crude. Quest'estate, per esempio, su Twitter, e non posso farvelo vedere perché quel Twitter della Pontificia Accademia è stato cancellato, hanno scritto in inglese che gli storici, non si sa quali storici, hanno dimostrato che Paolo VI, anche lui papa canonizzato da Papa Francesco, ha detto al vescovo Lambruschini che l'umane vite non è infallibile. Su Twitter è successo il finimondo, ci sono state diverse repliche, quindi bisognerebbe stare attenti a dire la maggioranza è per il cambiamento. Abbiamo visto che molto spesso le maggioranze sono masse, buoi lanciati allo sbaraglio. Però insomma questa forte reazione che c'è stata dal popolo di Dio, da fedeli, da battezzati, da sacerdoti, ha dimostrato invece che evidentemente il senso fide, il senso dei fedeli c'è ancora. Del resto non potrebbe essere diversamente perché col battesimo il Signore ci infonde la grazia. E se siamo in grazia di Dio, se viviamo in grazia, il Signore col battesimo ci guida e ci aiuta. E così questo tweet è stato ritirato. Naturalmente però rimangono le polemiche e ciò che è stato detto naturalmente. Allora, anzitutto, ammesso e non concesso che le encicliche, quindi tutte le encicliche non siano infallibili, la struttura dell'enciclica, non vuol dire che il contenuto però di quell'enciclica non sia infallibile. Qui poi si tratta di diritto naturale, stiamo parlando di diritto naturale, di legge divina, di diritto divino, perché la vita umana non appartiene all'uomo. Per questo la Chiesa difende, al di là dei suoi pastori, che possono essere più o meno fedeli o molto infedeli, la Chiesa difende la vita umana innocente in modo particolare, dal suo concepimento fino alla fine naturale, alla morte naturale, che sia per malattia o che sia per vecchiaia, naturalmente. Perché la vita umana appartiene a Dio, non appartiene all'uomo. Anche la mia vita, mia nel senso che posso essere io, ma può essere anche le vostre vite, dobbiamo curarla, dobbiamo difenderla. Nessuno è padrone della propria vita, perché solo Dio lo è. Solo Dio lo è. Però attenzione, troverete tutti i link. Tutti i link nell'info box, cioè nella descrizione di questo video, li mettiamo sempre, per favore, andate a vedere anche le descrizioni dei video, perché è importante, perché mettiamo tutte le fonti e tutti i riferimenti a ciò che facciamo e a ciò che diciamo, perché non siamo autoreferenziali. Cooperatoris Veritatis è un canale, è un sito di apologetica e soprattutto di catechesi, quindi non diciamo le nostre opinioni, ma riportiamo ciò che dice la Chiesa. E quello che dice la Chiesa,
viene direttamente dal suo sposo e fondatore, Signore, che è Cristo stesso. Quindi mi raccomando, cliccate i link che mettiamo nella descrizione, nell'info box di questo video. Paolo VI ha parlato come supremo, nell'Umane Vitae, ha parlato come supremo pastore di tutta la Chiesa. Non ha messo l'anatema, d'accordo? Ha usato un linguaggio un po' diverso, e questo è vero, molto più filosofico e meno canonico, però il suo no alla contraccezione è stato chiaro e definitivo. Senza contare che adesso, non bisogna dimenticare che dopo Paolo VI ci sono stati altri pontificati che hanno confermato e ribadito quell'insegnamento. Cioè, scusate, si è voluto fare un great reset di 1962 anni di storia della Chiesa al Vaticano II, e adesso con questo pontificato si vuole fare un great reset del great reset, per quello che non si è giunti a conquistare negli ultimi 60 anni. Però la verità non cambia, non muta. Un sito americano, per esempio LifeSite News, dopo questo tweet si è rivolta a un sacerdote, un teologo domenicano, esperto proprio in teologia morale, che ha spiegato, si chiama padre Stoma Petri, che l'insegnamento sulla contraccezione dell'umane vite, ha spiegato, è un'istanza del magistero ordinario, è vero, universale, ma come tale reformabile. Questo perché è stato sempre riconosciuto come insegnamento definito della Chiesa. Questo suggerisce, dice padre Petri, che questo è sempre stato l'insegnamento della Chiesa, quindi fa parte del magistero irreformabile. Quindi, anche se una particolare enciclica come l'Umane Vitae non è in sé infallibile, l'insegnamento che presenta è di fatto irreformabile, perché fa parte del magistero ordinario e universale della Chiesa, perché anche il magistero ordinario può essere infallibile quando definisce una verità sempre insegnata e sempre sostenuta nel tempo e nello spazio, perché la dottrina cristiana è eterna, viene dall'aldilà e deve portare all'aldilà. In particolare, Paolo VI sapeva, questo lo sapeva bene, guardate, Paolo VI questo lo sapeva bene, tant'è vero che nei 10 anni successivi intanto non scrisse più nessuna enciclica, però difese questa enciclica con le unghie e con i denti, questo insegnamento. Anzi, il 29 giugno del 1978, quindi un mese e mezzo prima di morire, anzi un mese prima di morire perché morì il 6 agosto, ribadì l'insegnamento dell'umane vite, che non può essere cambiato, e lui le idee le aveva chiarissime. Non ha tentennato qualche anno a pubblicare l'umane vite perché non aveva le idee chiare, non sapeva cosa scegliere, sapeva benissimo qual era l'insegnamento della Chiesa, che è divino. Ha voluto prendersi un po' di tempo perché ha voluto spiegarlo con parole nuove, meno canoniche, dicevamo, senza l'anatema, e filosofiche, con un linguaggio che fosse, tra virgolette, diciamo così, più dolce, più accettabile, più comprensibile al mondo moderno, perché egli sapeva bene che il no della Chiesa alla contraccezione in tutte le sue forme, chimiche o meccaniche, non sarebbe piaciuto a quel mondo moderno con cui lui era tanto ansioso di dialogare. Infatti, ci testimonia il cardinale Periche Flerici, che era il segretario generale del Concilio Vaticano II, che quando si parlò in concilio anche della contraccezione, poi Paolo VI decise di sua autorità di togliere questa discussione ai padri conciliari, di lasciare al fallimento quella famosa commissione che a cui a maggioranza dissero sì alla pillola e solo una minoranza dissero no, perché anche la contraccezione chimica è contraccezione come quella meccanica. Però lui aveva le idee chiare e sapeva che era un no totale quello della Chiesa, perché racconta nel suo libro, nel suo diario conciliare, padre
Pericle Felici, che Paolo VI disse: ma che è tutto sto parlare di amore e di amore? Il fine del matrimonio è il bonum prolis. E perché non denunciare gli antifecondativi e contraccettivi quando si condanna l'aborto e l'infanticidio? Parole di Paolo VI al cardinale Pericle Felici. Le ripeto, le voglio ripetere. E poi che cos'è tutto questo parlare di amore, di amore, di amore, senza dire che il fine del matrimonio è il bonum prolis, che il fine primario del matrimonio è il bonum prolis, cioè la procreazione? E perché non denunciare gli antifecondativi e i contraccettivi quando si condanna l'aborto e l'infanticidio? Vedete? Oggi si dice meglio la contraccezione che l'aborto. Paolo VI dice a Pericle Felici: se si condanna l'aborto e l'infanticidio, si condannano gli antifecondativi e i contraccettivi. Perché il principio è lo stesso: impedire la generazione di una vita umana è come uccidere una vita umana. E il fine del matrimonio è la procreazione. Ma perché la procreazione? Perché Dio ha dato mandato all'uomo e alla donna di continuare l'opera della creazione tramite loro. Crediamo alla resurrezione della carne? Perché vi faccio questa domanda? Perché quando fu chiesto a nostro Signore, sapete che i Sadducei non credevano alla resurrezione della carne, i farisei sì, gli fu fatta la fatidica domanda: Signore, ma una donna che ha avuto diversi mariti alla resurrezione della carne, di chi sarà moglie? Perché, come sapete, la monogamia, benché fosse la monogamia, ormai, ai tempi di Gesù, la poligamia non era più patriarcata fra gli ebrei. E Gesù rispose: voi non conoscete le scritture. Alla risurrezione della carne si sarà come angeli. Questo perché? Perché non ci sarà più il bisogno di procreare, perché il tempo della procreazione è questo. Quindi il fine del matrimonio è la procreazione. E quando si dice che il fine del matrimonio è la procreazione, si intende anche il fine unitivo, perché se non c'è l'unità non si può procreare. Tutto è compreso nel bonum prolis, nella fedeltà dei coniugi. E l'amore cristiano, si parla tanto di amore, non è l'amore romantico, è l'amore della croce. Gli sposi cristiani devono amarsi come Cristo ha amato la Chiesa. Questo è l'amore cristiano. Ma comunque torniamo all'umane vite. E dicevamo che Paolo VI, lo stesso Paolo VI, ha difeso l'umane vite con le unghie e con i denti. Per esempio, parlando con l'amico Jean Guiton ha riportato tutto assolutamente fedelmente, disse queste parole, anzi, c'è la piquote che abbiamo fatto noi nel nostro canale Facebook, nella nostra pagina Facebook Cattolica Piquote. Voglio farvela vedere. Eccola qua. Allora, disse delle parole chiarissime Paolo VI riguardo l'umane vite, anzi, l'umane vite nel senso non solo enciclica, ma la vita umana che appartiene a Dio. Allora, ecco qua. Leggiamo insieme cosa disse Paolo VI a Jean Guiton. Noi portiamo il peso dell'umanità presente e futura. Bisogna pur comprendere che se l'uomo accetta di dissociare nell'amore il piacere dalla procreazione, e certamente oggi lo si può fare facilmente, se quindi si può prendere a parte il piacere come si prende una tazza di caffè, se la donna sistemando un apparecchio o prendendo una medicina diventa per l'uomo un oggetto, uno strumento al di fuori della spontaneità, delle tenerezze e delle delicatezze dell'amore, allora non si comprende perché questo modo di procedere consentito nel matrimonio sia proibito fuori dal matrimonio. La Chiesa di Cristo, che noi rappresentiamo su questa terra, se cessasse di subordinare il piacere all'amore e l'amore alla procreazione, favorirebbe una snaturazione erotica dell'umanità che avrebbe per legge soltanto il piacere. Quindi cosa ci sta dicendo Papa Paolo VI, canonizzato da Papa Francesco? Che l'amore, come Dio vuole, e non può essere diversamente, perché altrimenti è pancia,
non è né cuore né testa, tantomeno è cuore, diventerebbe soltanto un misero appagamento sessuale, mascherato da sentimento, da quel bellissimo sentimento e nobile sentimento che l'uomo deve santificare, che è l'amore umano, portandolo a diventare amore cristiano, agape. Dio ama perché crea, Dio è creatore. Quindi l'uomo e la donna sono chiamati ad essere collaboratori del creatore. Tutti siamo chiamati a procreare, anche coloro che si fanno eunuchi per il regno dei cieli. La sterilità è diabolica. Quindi l'unico vero modo per difendere l'amore fra i coniugi è ribadire che il fine del matrimonio è la procreazione. Qui Paolo VI è stato chiarissimo e anche profetico, per quanto abbia usato chiaramente un linguaggio, diceva, non canonico, ma filosofico, perché comunque da quella cultura veniva. Però padre Thomas Petri, rispondendo sempre a questo giornale, ricorda innanzitutto una cosa importante, che non si fanno queste discussioni su Twitter. Infatti, fortunatamente la Pontificia Accademia per la Vita ha tolto quel Twitter, certo, hanno fatto la figura, la pessima figura che, chiedo scusa, non meritavano di fare con quell'uscita. Però lui ricorda che comunque sia, ci sono stati altri pontificati dopo quello di Paolo VI, in modo particolare quello di Giovanni Paolo II e quello di Benedetto XVI, che hanno ripreso a loro volta l'insegnamento delle umane vite. Non solo, Paolo VI, Giovanni Paolo II, chiedo scusa, anzi vi mostro la piquote, in un discorso, in un'udienza del mercoledì del 1983, disse una cosa chiarissima, eccola qua, vediamola insieme. Era il 17 settembre del 1983, un'udienza del mercoledì. La contraccezione è da giudicare oggettivamente così profondamente illecita da non potere mai, per nessuna ragione, essere giustificata. Pensare o dire il contrario equivale a ritenere che nella vita umana si possono dare situazioni nelle quali sia lecito non riconoscere Dio come Dio. Esatto, vedete? Qui Giovanni Paolo II dice una cosa fortissima, ma veritiera. Usare l'atto coniugale per non procreare significa dire a Dio: io non ti riconosco come Dio, perché faccio di ciò che tu mi hai dato quello che voglio io, non quello che vuoi tu. La contraccezione non è mai, mai moralmente lecita in nessuna situazione, perché altrimenti si va contro Dio. Lo sappiano gli sposi cristiani e i fidanzati cristiani. Ma guardate che tutti i matrimoni, anche quelli naturali, cioè quelli fra non battezzati, hanno come fine la procreazione e sono indissolubili. E sono indissolubili. Non solo, Giovanni Paolo II ha posto la parola fine ad ogni altra discussione sull'argomento, perché qualche anno dopo, e vi mostro anche qui la piquote, del 1987, sempre in un'udienza del mercoledì, disse una cosa proprio carificatrice e definitiva. Quanto insegnato dalla Chiesa sulla contraccezione non appartiene a materia liberamente disputabile tra i teologi. Insegnare il contrario equivale a indurre nell'errore la coscienza morale degli sposi. Quindi cosa dice Giovanni Paolo II? Basta discussioni. Con la sua autorità di Romano Pontefice, di Supremo Pastore della Chiesa Cattolica, basta. La Chiesa ha posto la parola fine ad ogni discussione, semmai ci fosse stato il caso di averla, perché fin dall'inizio, anzi il primo popolo a condannare la contraccezione è stato quello ebraico. Pensate un po', ecco. È stato quello ebraico, e quindi da sempre la Chiesa, fin dall'inizio, perché i primi cristiani erano ebrei, ha sempre condannato la contraccezione. Quindi, semmai
si è discusso su questo argomento, ormai le discussioni, diceva Giovanni Paolo II, sono chiuse. E parlare un segnale contrario equivale a indurre nell'errore la coscienza morale degli sposi. Quindi ha puntato il dito, è stato chiarissimo, Giovanni Paolo II, Papa canonizzato dall'attuale pontefice Papa Francesco, con quei pastori, con quei teologi, con quei dottori della legge che hanno preso la chiave del regno dei cieli, loro non vogliono entrare e non fanno entrare quelli che vogliono entrare, inducendo nell'errore la coscienza morale degli sposi. Sono questi le ciechi guide dei ciechi con cui il Signore è stato durissimo nei suoi discorsi. Quindi non c'era nient'altro da discutere. Tant'è vero che Benedetto XVI, per l'anniversario, per il quarantennale dell'Umane Vitae, disse il 10 maggio del 2008, quanto era vero ieri, rimane vero anche oggi, la verità espressa nell'Umane Vitae non muta. È festa finita, discussione finita, perché la verità cristiana è eterna. Non è adattabile alle situazioni personali o coniugali e non è mutabile col mutare delle mode o della sensibilità mondana. La Chiesa deve essere quella luce, quella città posta sul monte che illumina. I cristiani devono essere il sale della terra. Se diventano mondani come il mondo, i cristiani sono, ma cosa cambia? Tanto a cosa serve il battesimo? Non serve a niente. Ma questo era stato tutto profetizzato a Fatima. Tant'è vero che purtroppo si è arrivati a toccare il fondo, perché il presidente della Pontificia Accademia contro la vita, Vincenzo Paglia, in una trasmissione di Rai3 Agorà, è arrivato a dire una cosa gravissima, gravissima. Poi vi metteremo il link. Era ad Agorà, in un'intervista, ha detto testuali parole, eccolo qua, ve lo voglio mostrare, questa è la trasmissione, ha detto che la 194 è un pilastro. La 194, la legge numero 194 del 1978, con cui si permette l'interruzione volontaria della gravidanza, quindi l'aborto, è un pilastro. Anche per la Chiesa. Naturalmente lui, d'accordo, è un pastore, per carità, ha tutta l'autorità di parlare per la Chiesa, ma non dice il pensiero della Chiesa. Perché dicevamo prima, e poi va anche contro il Vaticano II, di cui è un partigiano della prima ora, facendo parte della comunità Sant'Egidio, perché la Gaudium et Spes dice che l'aborto e l'infanticidio sono abominevoli delitti e nessuno Stato può renderli leciti. Quindi si decidessero, insomma, chissà a quale concilio appartengono. Dicevamo che tutto, tra virgolette, è stato detto a Fatima, perché il cardinale Cafarra, e guardate il video, col link che ho messo sotto, ha raccontato che quando è stata fondata la Pontificia Accademia per la Vita, che lui è il fondatore, ma non quella certamente adesso gestita da Paglia, scrisse a Sor Lucia di Fatima, erano i primi anni Ottanta, chiedendo a lei di pregare per la buona riuscita di quest'opera di apostolato e di evangelizzazione. Non si aspettava che una risposta, gli sarebbe bastato soltanto che Sor Lucia pregasse. Invece è arrivata molto velocemente e Sor Lucia gli disse l'opera in difesa della vita è sempre benedetta da Dio perché soprattutto dalla Madonna di Fatima, dalla Nostra Signora di Fatima, perché l'ultima battaglia fra la donna e il drago, fra la regina del cielo e della terra e Satana, sarà sulla famiglia. E stia tranquillo, Monsignore, non era ancora vescovo Cafarra all'epoca. Ella ha già vinto, gli ha già schiacciato il calcagno. Quindi abbiamo, ancora una volta chiediamo scusa se torniamo a Fatima, ma è il cuore proprio di questi tempi, di questi ultimi tempi. Lo stesso Benedetto XVI l'ha definita la più profetica e la più importante delle apparizioni mariane degli ultimi secoli.
per vincere l'apostasia all'interno della Chiesa e la secolarizzazione. Perché la famiglia? Infatti sappiamo per esempio che il comunismo in tutte le sue forme bolscevico voleva distruggere la famiglia. Intanto per un motivo pratico, perché finché ci sarà la famiglia ci sarà la proprietà privata. E anche perché finché ci sarà la famiglia ci sarà la Chiesa cattolica. Perché la Chiesa cattolica è modellata sulla famiglia umana. Cristo è lo sposo, la Chiesa è la sposa. Noi battezzati siamo i figli. Rigenerati dall'acqua e dallo spirito, la Chiesa è la famiglia di Dio. Quindi, ella, regina e madre della Chiesa, ha garantito che il suo cuore immacolato trionferà. E ancora una volta concludo un colloquio ricordando l'importanza della consacrazione. Papa Francesco, e lo ringraziamo, ha fatto la consacrazione della Russia al cuore immacolato di Maria. È importante, importantissima. Vuol dire che stiamo proprio arrivando al pieno compimento di questa grande profezia. Però la Madonna ha chiesto la consacrazione delle singole anime e delle famiglie al suo cuore immacolato. Quindi consacriamo noi stessi e le nostre famiglie al suo cuore immacolato. E stiamo tranquilli perché anche se arriveranno le persecuzioni, fuori e dentro la Chiesa, anzi ci sono già, se ci rifugieremo in questo cuore immacolato, in questa fortezza inespugnabile, inespugnabile proprio dal demonio, saremo al sicuro. Chi ci separerà dall'amore di Cristo, infatti, dice San Paolo, forse la spada, le tribolazioni, la morte? No. Niente, allora rifugiamoci nel cuore immacolato di Maria. Consacriamo noi stessi e le nostre famiglie. Laudetur Iesus Christus, semper laudetur, Ave Maria.